Ciao a tutti, questo tutorial vuole essere dedicato a tutti coloro che finalmente vogliono capire veramente come si fa ad ottenere gli accordi dalle varie scale musicali. Partiamo dalla scala di Do. La scala di Do è formata da tutte note bianche, partendo dal Do avremo Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Da ognuna di queste note sarà generato un accordo. Sarà generato in che modo? Prendendo degli intervalli di terza parlando in un linguaggio musicale, oppure una nota si è una nota no della scala. Quindi prenderemo il Do, salteremo la seconda nota e prenderemo il Mi. Così facendo abbiamo un bicordo, cioè un accordo formato di due note. Un accordo è quando si suona più note simultaneamente. Dopodiché salteremo il Fa e prenderemo il Sol. Così avremo tre note, una triade. Questa triade è il primo accordo generato dalla scala di riferimento, in questo caso dalla scala di Do, quindi questo accordo si chiamerà Do. Il secondo accordo sarà generato dalla seconda nota della scala. Ripetiamo la scala: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Quindi dalla seconda nota dal Re sarà generato un altro accordo che avrà il nome appunto della nota generatrice di Re. Sempre con lo stesso processo, prendendo una nota Si e una nota no. Quindi saltiamo il Mi, prendiamo il Fa, saltiamo il Sol e prendiamo il La. Così facendo otterremo il secondo accordo della scala, che è un accordo di Re. In un secondo momento andremo a vedere se gli accordi sono di specie maggiore o minore. Così facendo partiremo dal Mi e avremo un altro accordo, dal Fa avremo un altro accordo, dal Sol un altro accordo, dal La un altro accordo e dal Si un altro accordo. In tutte le scale maggiori, facendo lo stesso tipo di ragionamento, otterremo sempre lo stesso risultato, cioè che il primo accordo sarà maggiore, il secondo sarà minore, il terzo minore, il quarto maggiore, il quinto maggiore, il sesto minore e il settimo è un caso a parte, un accordo diminuito. Quindi abbiamo Do maggiore, Re minore, Mi minore, Fa maggiore, Sol maggiore, La minore, Si diminuito. Quindi stiamo a vedere che sulla prima e la quarta nota, cioè l'accordo generato dal Do sarà maggiore, quello generato dalla quarta che è il Fa sarà maggiore e dal Sol che è la quinta sarà maggiore. Mentre gli accordi generati dalla seconda nota che è il Re sarà minore, dalla terza nota che è il Mi sarà minore e dal La che è la sesta nota sarà minore. L'unico accordo diminuito è quello generato dalla settima nota di questa scala, che è il Si. Per arricchire gli accordi, mentre li suoniamo, possiamo aggiungere la nota riferita alla nota che dà il nome dell'accordo insieme all'accordo. Cioè, se io suono l'accordo di Do, suonerò il basso di Do, nota singola. Stessa cosa per gli altri accordi. Posso suonare il basso rinforzandolo con due note, sempre a distanza di 8, quindi di un'ottava, cioè Do, vado giù di altre 8 note e ho un altro Do, quindi due Do simultanei, due Re simultanei, due Mi simultanei, due Fa simultanei. In questo modo vado a rinforzare quelle che sono la gamma dei colori delle note disponibili, quindi i bassi saranno rinforzati. Con questi accordi possiamo andare a formare delle canzoni o degli accompagnamenti, ma questa è la prossima lezione che vedremo nel prossimo tutorial. Grazie e a presto.